Qualche giorno fa a Monopoli si è parlato nuovamente di tassa di soggiorno e degli eventi dell'estate 2015. Quali saranno quelli più caratterizzanti? Allora, per quanto riguarda la tassa di soggiorno, è stato il momento che aspettavamo da tempo noi come amministratori, perché volevamo dimostrare a tutti, e ci siamo riusciti, che quei proventi, e quindi l'idea della tassa di soggiorno, era soltanto destinata proprio a ricavare delle risorse utili e anzi indispensabili per il miglioramento della nostra ricettività turistica. Quindi abbiamo dimostrato che quelle somme stanno per essere investite, alcune sono già state investite, per iniziative tese a migliorare la nostra ricettività turistica, quindi assolutamente solo nel settore turistico. Ci accingiamo appunto a investire parte della tassa di soggiorno del 2014 in iniziative di promozione e quindi pubblicità al di fuori del circuito cittadino della nostra città e al miglioramento della cartellonistica stradale in città, prevalentemente quella rivolta ai turisti. Per quanto riguarda gli eventi, quest'anno c'è la svolta. La svolta è di pochi eventi importanti, qualificanti, pochi eventi che parlano e raccontano il nostro territorio, quindi caratterizzanti del territorio e che hanno l'ambizione di rimanere negli anni in modo da poter fidelizzare anche i visitatori della nostra città. Gli eventi più importanti partiranno in concomitanza con l'inizio dell'estate anche per il calendario, cioè il 21 giugno, con una valorizzazione di tutte quelle che sono le arti legate al nuovo fenomeno street, diciamo, delle strade, no? Un fenomeno che riguarderà non solo la musica attraverso una rivisitazione dell'evento delle street band, ma anche delle iniziative legate allo street food, quindi come far vedere come le nostre tradizioni anche culinarie possono essere tramandate e fatte conoscere ai turisti della nostra città. Quindi questa è la prima parte. Poi ci sarà un evento importante a metà estate che riguarderà gli artisti di strada, quindi 2 o 3 giorni dove nelle vie della nostra città ci saranno diversi artisti di strada. Ed infine, i primi di settembre chiuderemo anche quest'anno col Festival Jazz, che è già la quarta edizione, quindi sta crescendo anno dopo anno e anche quest'anno vogliamo dare la giusta importanza. Questi sono quelli più importanti, poi ci saranno altri eventi sui quali stiamo ancora lavorando. Il programma dovrebbe essere pubblicato entro la Pasqua? Sì, contiamo di approvare in giunta il programma degli eventi più importanti, i maxi eventi da cartellone. Questo non significa che andando avanti in questi mesi potranno essere aggiunti altri eventi, altri piccoli eventi, secondo le proposte che arriveranno dal territorio. Tra l'altro, già con quello che è avvenuto la sera di San Giuseppe, con questa nuova iniziativa dei Falò, la Notte dei Fuochi, si è collaudato questa grande sinergia tra tutte le associazioni, sia degli operatori turistici della nostra città, ma anche le associazioni di volontariato, che insieme all'amministrazione hanno ideato e realizzato questa bellissima iniziativa dei Falò di San Giuseppe, che ha riscontrato un grandissimo successo nella nostra città e che ha dimostrato come gli eventi turistici devono salvaguardare soprattutto quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre radici, la nostra storia. Se facciamo tutto questo, sicuramente abbiamo imboccato la strada giusta. Se lo facciamo tutti quanti insieme, associazioni del territorio e amministrazione comunale, sicuramente arriveremo ancora, diciamo, molto più presto a raccogliere i frutti e i risultati. Per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo di Calafontanelle, ci sono invece delle novità? Beh, siamo fermi alla delibera di Consiglio Comunale perché, come tutti sapete, nel Consiglio Comunale in cui è stato inserito all'ordine del giorno la
istituzione della nuova area mercatale, non si è fatto in tempo a discuterne perché era troppo tardi e quindi è stato rinviato quel punto all'ordine del giorno nel primo consiglio comunale che verrà celebrato. Credo che a giorni ci verrà convocato un consiglio comunale, sicuramente verrà discusso nella massima assise. Si prevede l'adozione del progetto che è stato proposto dal Partito Democratico, ci saranno delle varianti a questo progetto? Beh, quel progetto, intanto noi approviamo l'istituzione della nuova area mercatale in Largo Fontanelle. Quello era un progetto che riguardava la vendita diretta del pescato e noi, poiché è stato approvato in Consiglio Comunale anche da noi, quindi all'unanimità, diciamo come un valore aggiunto al mercato che stiamo istituendo, quindi io credo che non ci sarà nessuna difficoltà, perché se si deve pensare ad un mercato di vendita del pescato diretto non può che non essere nell'area che l'amministrazione comunale ha destinato al mercato. Se poi quest'area è quella anche più vicina al porto, quindi mi sa che tutto coincide, corrisponde tutto a una logica e si può fare benissimo. Ci sono altre novità in merito al tuo assessorato? Di novità ce ne sono tante, solo che a me piace presentarle e parlare quando stiamo già al punto di realizzarle. I progetti sono belli quando camminano sulle gambe della concretezza, quindi io sto concretizzando alcune cose importanti, ve ne preannuncio due che andranno entrambi in Consiglio Comunale. Il nuovo regolamento per l'assegnazione di contributi e sovvenzioni, ci stiamo dotando di un nuovo strumento normativo molto importante perché crea degli equilibri e dà, diciamo, il senso di un equilibrio, una giustizia nell'assegnare i contributi. E poi stiamo lavorando alla rivisitazione di tutto il piano del commercio. Questo è indispensabile per dotarci di un nuovo strumento ed essere pronti anche quando e se la Regione metterà a bando i famosi DUC, che sono i distretti urbani del commercio.